questo raduno è un po' una cosa diversa di tutte le altre feste alpine, perché qua ci ritroviamo dopo 37 anni, dopo aver passato 15 mesi assieme alla caserma Italia a Tarvisio, vale a dire al confine con la Jugoslavia e con l'Austria. Un raduno di ex commilitoni, allora il periodo era ancora duro. La leva era fatta a scaglioni, ogni 4 mesi c'era la chiamata. Pertanto dopo 8 mesi si diventava nonni. E questo raduno nasce anche per ricordare chi vorrebbe essere qua, ma purtroppo non lo è più. Specialmente per il tenente comite e per il caporal maggiore Pesavento, che il 20 dicembre del 1973 a Camporosso, nel Tarvisiano, durante una esercitazione per il campo invernale, purtroppo persero la vita. E questo raduno serve per commemorare loro e anche per chi purtroppo è andato avanti, così ci dice nel gergo alpino. Anche perché questo raduno è nato col passaparola. Tutti gli anni chi viene di nuovo, e c'è gente che viene da Teramo, da Chieti, da Cividale del Friuli, da Savigliano, vale a dire da ogni parte d'Italia, si porta le foto del tempo di 37 anni fa, poi ci si riconosce, ma chi è questo? Questo l'anno prossimo lo porto io. Tutti gli anni abbiamo gente che non avevamo più visto, che sulla prima ci fa fatica a riconoscersi. E qui poi vengono alla mente i ricordi, e la cosa bella è poi questo. E dopo tanti anni è sempre un piacere rivederle, pertanto ritrovarci, essere qua, rivedere 35 anni fa cosa eravamo, adesso chi siamo, è solo un orgoglio. È un orgoglio anche trovarsi e proseguire a trovarvi tutti gli anni. Soprattutto ritrovarci, perché il fatto di ritrovarci vuol dire ricordare, vuol dire esserci e soprattutto vuol dire vivere. Ecco, lei viene da? Venezia. Ero l'unico veneziano alpino chilometri zero. Sì, è davvero, a Tarvisio io ero l'unico alpino di quota zero, no chilometri zero. Adesso vanno di moda i chilometri. Quota zero, ero l'unico artigliere più che alpino.